Oh, ciao, buonasera Maurizio. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Allora Maurizio, tu eri dispiaciutissimo quando Delio Rossi è stato esonerato dalla panchina del Palermo. Adesso Delio Rossi c'è tornato, Zamparini ha fatto un'ammissione di colpa, però forse è un po' troppo tardi. Probabilmente sì, io secondo me è stato l'errore più grosso che si potesse fare, nulla togliendo a Cosmi che probabilmente è un bravo allenatore, però per quello che ci ha dato Delio Rossi in questi 2 anni a noi come Palermitani e quello che ha fatto vedere sul campo non meritava sicuramente un trattamento del genere. Probabilmente il presidente è stato troppo istintivo e per quello che ci ha dato Delio Rossi non meritava assolutissimamente l'esonero. Maurizio, tu hai fatto praticamente parte a tutti gli effetti di questo gruppo perché i ragazzi ti hanno sempre considerato uno di loro e ti sei sempre allenato con questa squadra, quindi conosci perfettamente, insomma, i meccanismi tattici, la filosofia di calcio di Delio Rossi. Era un'impresa impossibile passare da un calcio spregiudicato, propositivo, offensivo al calcio estremamente votato al contenimento, al calcio un po' attendista di Serse Cosmi, no? Ma io credo che il Palermo, per le caratteristiche del giocatore, il modulo che si addice di più è quello che gioca il mister Delio Rossi con Rondo al centrocampo, ma soprattutto perché aveva dato i risultati. Il Palermo aveva sbagliato 2 o 3 partite, lasciamo perdere la partita dell'Udinese, perché là non si possono dare colpe. È stata una partita nata male, l'allenatore c'entra poco in quella partita, probabilmente è nata male, il Palermo è rimasto in 10, l'Udinese era in un momento di grazia ed è andata così. Io credo che i giocatori che c'è al Palermo hanno dimostrato di trovarsi bene con quel modulo e nulla è perso, perché io conoscendo i ragazzi so che tireranno fuori l'orgoglio già da domenica e verranno fuori da questa situazione. Probabilmente quando succedono determinate cose forse non si rende conto che si possono rompere degli equilibri e è un giocattolo perfetto. Per me era un giocattolo perfetto, nel senso che nonostante tutto ci siano dei giocatori giovani con poche esperienze, il mister è riuscito a fare anche quest'anno, soprattutto il girone d'andata, un grandissimo campionato. Poi probabilmente, non lo so, forse il presidente doveva essere consigliato meglio, o magari lui piglia le scelte e quando decide una cosa non ha riflettuto abbastanza, perché quando una cosa va troppo bene non capisco perché si deve cambiare o perché non si può tenere più di 2 anni o 3 anni un allenatore. Assolutamente d'accordo. Maurizio, oggi Serse Cosmi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha detto delle cose particolarmente gravi e pesanti. E ovviamente la più importante, la più significativa, relativa all'esclusione di Fabrizio Miccoli domenica nel derby contro il Catania, ha detto: io volevo schierarlo, ma Zamparini me l'ha tra virgolette vietato, non voleva che Miccoli scendesse in campo e poi è stato. Se io mi fossi trovato al posto di Cosmi, gli avrei dato il patentino da allenatore e me ne sarei andato a casa, avrei fatto fare a lui l'allenatore per la partita. Perché un allenatore non può, se faccio l'allenatore sono pagato per assumermi le mie responsabilità. Io, a prescindere da quello che mi dice il Presidente, avrei schierato lo stesso Fabrizio Miccoli, soprattutto per quello che può dare Fabrizio. Non lo so, se hai giocato un derby senza dei giocatori fondamentali, nulla togliendo agli altri che magari hanno giocato davanti, che hanno fatto anche una buona partita, vedi Maurizio Piniglia e tutto. Però dei giocatori simboli che capiscono e che da tanto tempo sono a Palermo, sanno cosa significa per noi Palermo-Catania, non vederli in campo anche per me è stato, non lo so, Maurizio, anche. Maurizio, ti spiego, secondo la versione di Cosmi, Cosmi, nonostante questa lite violenta, aveva comunque confermato la formazione che aveva in mente, ovvero Cosmi voleva far giocare Miccoli e Piniglia, ma è stato poi Fabrizio, una volta insomma, saputo della posizione del presidente Zamparini, che è rimasto molto turbato, molto deluso, ha detto: mister, non si preoccupi, pensi a salvare la panchina, io non gioco. Insomma, queste sono state. Perché conoscendo Fabrizio, io so che Fabrizio è una persona molto intelligente e probabilmente non ha voluto creare problemi, però probabilmente adesso il problema più grosso ce l'ha Fabrizio, perché Certo. pensare che lui non debba stare fuori perché lo decide il Presidente, quello ovviamente lui ci è rimasto molto male conoscendo Fabrizio per quello che ha dato a Palermo e per quello che continuerà a dare a Palermo, perché io conosco Fabrizio. Fabrizio è uno che darebbe tutto per questa città, per questa maglia e l'ha sempre dimostrato. Per
probabilmente questo è stato l'attestato di stima che gli ha voluto riservare il presidente dopo 3 anni che ci ha fatto vedere di tutto, Fabio. Tra l'altro Maurizio Zamparini ovviamente ha smentito la versione di Cosmi dicendo che le cose non sono andate assolutamente così. Vuole parlare adesso con Fabrizio Miccoli, però pochi giorni fa lo stesso Zamparini aveva detto: Miccoli deve capire che ha 32 anni, ormai può fare solo 20 minuti a partita. Ecco, temi che ci sia un altro trattamento poco carino per una bandiera del Palermo dopo i casi Corini, i casi Zauli, i casi Fontana e anche il tuo caso? È anche il tuo caso? No, il mio caso lascia stare, io non faccio. Tanto io so qual era la mia storia del Palermo, io non ne ho problemi, però non so che dirti. Qua invece di cercare di costruire, di affermare i giocatori che vogliono rimanere a Palermo e chiamano questa maglia, li trattiamo in maniera diversa. Io al presidente sarò sempre grato perché mi ha dato, sono stato sempre stipendiato da lui e tutto, però qua gli dobbiamo tanto come città di Palermo, perché ci ha portato in alto, ha fatto di tutto, però secondo me alcune volte bisognerebbe rispettare più i ruoli. Lui è il presidente, è giusto che dica la sua e tutto, certo. Però bisogna avere rispetto per le persone che lavorano e che vogliono dare il massimo per questa squadra. Non è che bisogna sempre fare il disfattista o creare malumori, perché così si rompono degli equilibri e adesso è normale che ci saranno delle difficoltà. Certo, è normale che almeno ha ammesso che probabilmente l'errore di mandare via Cosmi, magari di mandare via Rossi e riprenderlo, probabilmente salverà una stagione, perché io vedi la Samp, vedi come vanno a finire quando si rompono degli equilibri. Sì, sì, assolutamente. Però io so il valore dei ragazzi e so la voglia che hanno di riscattarsi, perché ne conosco tanti là dentro e sicuramente ritorneranno a fare quello che vogliono. Però poi se i giocatori non vogliono venire a Palermo non ci dobbiamo spiegare il perché o perché non vengono, perché non fa, perché ogni 2 per 3 ce n'è una, si crea sempre un caso. Maurizio, scusami se ti interrompo, c'è una domanda che teniamo a farti, perché tu probabilmente sei l'unica persona che risponderai senza nessun tipo di retorica e con la verità. Tra le tante cose che Serse Cosmi ha detto anche: questo spogliatoio e questa squadra è divisa radicalmente a gruppi, da un lato ci sono gli sloveni, dall'altro i sudamericani e dall'altro gli italiani. Ha detto Cosmi: io non ho mai visto una cosa del genere. Ecco, tu quello spogliatoio l'hai vissuto. È vero che ci sono, tra virgolette, queste gelosie reciproche e questi rapporti non proprio idilliaci tra i calciatori del Palermo? Ma io quello che ho sempre visto massimo rispetto dappertutto. È normale che quando non vengono i risultati queste cose vengono più accentuate e si notano un po' di più, però quello che dico io è che probabilmente le cose, se la società fa le cose in maniera sana e giusta, tutti questi malumori e tutte queste incomprensioni non si creano. Questa è la cosa che più mi dà fastidio. Nonostante tutto, il presidente e le persone che sono dentro la società è da tanti anni che fanno calcio e non capiscono che magari certe cose, certe frasi, certe cose dette sui giornali, se l'allenatore è bravo sulla fase offensiva o meno, si viene a meno il fatto di togliere forse un allenatore, un giocatore, certo, la tranquillità. Io dico che questo può pensare che magari è normale che gli sloveni stanno un po' più assieme, i sudamericani stanno un po' più assieme, non è che tutti dobbiamo andare per forza d'accordo, l'importante è che ci rispettiamo l'un con l'altro. Se gioco io faccio il tifo per te, se gioca un altro tu fai il tifo per me, senza creare malumori. Però se poi vengono fuori queste cose all'allenatore che va via, che Cosmi dice quello non deve giocare perché deve giocare quell'altro, e tu sei anziano e tu sei così, soprattutto un giocatore come Fabrizio che io non so cosa gli dobbiamo chiedere a uno come Fabrizio. Infatti, più di quello che ha fatto davvero, sì. Non si può chiedere nulla. Francesco, l'ultima domanda, sì, e poi salutiamo Maurizio. Sì, non solo un pronostico per Palermo Cesena, visto che comunque il Palermo torna da Rio Rossi, ha delle assenze importanti, però secondo te come finirà? Ma io credo che Palermo domenica tirerà fuori l'orgoglio e riuscirà a vincere questa partita, perché la partita, nonostante tutto, sia una partita molto difficile, perché Cesena è una squadra che non molla mai, è una squadra che si difende bene, riparte bene. Alla fine io credo che il Palermo ce la farà, perché tirerà fuori l'orgoglio, soprattutto partendo dal mio amico Fabrizio Miccoli, che è il capitano. Io sono orgoglioso di avere un capitano come Fabrizio Miccoli, a gente come Migliaccio, Nocerino, Bovo, Castani, sta gente qua che non è che ha dimenticato di giocare a calcio, questi sanno giocare a calcio e sono giocatori importanti.
verranno fuori da questa situazione. L'importante è che si crea una serenità attorno alla squadra. È normale che dopo il derby non sarà facile allo stadio, io capisco la gente, però bisogna stare vicini a questi ragazzi che ci hanno sempre dato tanto e l'anno scorso per un pelo non ci hanno portato in Champions League, che erano gli stessi giocatori con lo stesso allenatore che fino a tre domeniche fa noi siamo riusciti a mandare pure via. Maurizio, i tifosi, prima di salutarti, ci chiedono come stai, perché sappiamo che hai subito un'operazione delicata, che non sei stato fortunatissimo nella tua esperienza. Ultimamente non sono tanto fortunato, però adesso sto molto meglio e cercherò di ritornare prima possibile in campo, chissà, magari per qualche spezzone di fine anno. Cercherò di recuperare in tre mesi e mezzo, se ce la faccio. Maurizio, noi ti ringraziamo ovviamente per la tua gentilezza, per la tua disponibilità, grandissimo, in bocca al lupo da parte di tutti i tifosi del Palermo, ovviamente della redazione di Mediagol, ti auguriamo buona serata, grazie. Grazie a tutti voi e sempre forza Palermo, che alla fine siamo noi la squadra, la squadra arriva a noi, questo è quello che devono capire. Assolutamente, grazie Maurizio, ciao, buona ciao. Serata. Allora, un ragazzo affabile che tra l'altro ha vissuto lo spogliatoio del Palermo, si è allenato per lungo tempo, ha fatto parte del gruppo, quindi insomma determinate verità, determinate sfumature, Francesco lui le conosce bene, ci ha fatto un quadro direi anche abbastanza preciso di quella che è la sua situazione, senza peli sulla lingua, Maurizio Ceramitano.